Noi non vogliamo che il bullo garofalo venga conglobato all'interno delle Asugi, è una struttura che è un'eccellenza per la nostra città, per la regione e per tutta l'Italia, per cui riteniamo che questo non deve essere, l'istituto non deve essere toccato, ma mantenuto e possibilmente anche nella sede attuale dove si trova. Lo hanno ribadito con un presidio stamani CGIL, CISL, FIALS e le RSU. Il burlo non si tocca, l'ipotesi lanciata qualche giorno fa durante un convegno promosso dalla UIL deve essere rigettata immediatamente senza essere neppure presa in considerazione. Che il burlo funziona benissimo in autonomia, dà dei servizi eccellenti, è un istituto di cura e di ricerca, ha dei riconoscimenti a livelli regionali, nazionali e internazionali. Nonostante le problematiche della sanità degli ultimi tempi, è rimasto efficiente e dà dei ottimi servizi. La dirigenza dell'istituto si è già espressa sottolineando l'indipendenza del burlo dall'Asugi in maniera inequivocabile, ma par di capire non è sufficiente. Ci si attende un pronunciamento altrettanto inequivocabile da parte della regione. Il burlo ha una sua specificità importantissima come istituto pediatrico ed è fondamentale che rimanga un'entità divisa da Asugi, anche in riferimento alla legge regionale che proprio identifica questa specificità. Ci aspettiamo anche una dichiarazione da parte sia del sindaco di Trieste che dall'assessore e vicegovernatore regionale. Come del resto era prevedibile, attorno alla questione dell'indipendenza del burlo si sono avvitate ulteriori problematiche che magari in partenza poco hanno a che fare con la questione sollevata. In mezzo ai manifestanti oggi c'era anche Legambiente, contraria allo spostamento del burlo a Cattinara. Che andrebbe a distruggere la pineta di Cattinara e altri alberi, ignorando che la salute dell'ambiente è l'elemento da cui deriva anche la salute delle persone, in una situazione del tutto inutile, perché il burlo è qua appena rinnovato e non c'è bisogno affatto di trasferirlo, anzi sarebbe un disagio per i cittadini. Laddove il Comitato per la Difesa della Sanità Triestina non ha risparmiato critiche all'amministrazione regionale. Avevamo tanta fiducia che le cose sarebbero cambiate, ma purtroppo vediamo che siamo ancora nel marasma.